Finalmente. Eccoci qua, ci siamo rincontrati. Dopo una nuotata dalle Honduras in Italia, finalmente è arrivato. E Esatto. ha scoperto che... E ho scoperto che parlando dell'Honduras, ti ho appena detto che in 3 mesi, 100 giorni in Honduras, non ho mai avuto problemi alla schiena. E invece ne ho, diciamo, non spesso, ma succede, devi quando prendo il treno, vado in macchina, sto seduto, anche quando mi alzo, insomma, dalla sedia, può È succedere. quello, Qual è la infatti spiegazione? la spiegazione è che la postura di statica che si ha quando si sta seduti di solito crea dei sovraccarichi lombari estremamente importanti, proprio per le posizioni che si attuano, si tende a Sì, retroverger il bacino, giusto. in questa posizione lo psoas tende ad accorciarsi e soprattutto il carico gravitazionale va a finire tutto sulla Vogliamo lombare. dire come mi chiamate qua dentro? Il Il settantenne. settantenne, l'ottantenne, mo adesso Vabbè, settantenne. farmi uno sconto. Tutte le persone che hanno questi problemi di statica, che sono di solito persone che hanno una vita per lavoro sedentaria, tendono praticamente a stare male quando si alzano dalla sedia e poi magari quando si muovono il cammino stanno molto meglio. Vabbè, Infatti, se uno potesse camminare come hai fatto sì. Fate per tutto il tempo che hai camminato, sport e soprattutto, insomma, adesso adesso ti va, tocca a me, scrocchiamo, vai, insomma. buttati giù. Scrocchiamo pure la cagnolina, ti No, acchiappo, ti no, no, scrocchio, ti lasciate, acchiappo, ti scrocchio, ti scrocchio, ti ciappa scrocchio. la galeina, ciappa la galeina, ciappa la galeina. Dopo Rocky che acchiappa la gallina, Massi acchiappa Bella. Questa cosa qua, dammi qua. Questo esercizio qui, tieni, lo devi fare tutti i giorni. Ah, carino questo. Perché in questa maniera proteggi le lombari, Ok. ok? In questa maniera allunghi il quadricipite e il retto femorale soprattutto. E piano piano, dando elasticità, ti dovrebbe migliorare quella sensazione che quando fai la falcata lunga vai a Sì, caricare qua è dietro. vero. Perché dai più elasticità al movimento. Scusami, Max, girati di qua. Ma questa è una terapia o una mazziata? È che non viene da troppo tempo, quindi È vero, lo sto ragazzi. punendo. Non vi accontentate, ragazzi, ok? Insomma, sentirsi non c'è male, potrebbe andare meglio, no? Avete diritto a stare la bellezza. Perché il corpo è l'unico posto in cui dovete vivere. Non ci sono pezzi di ricambio. Bravo. La vita è una fiction, però il corpo è un reality. Fantastico. Comunque no, zitto zitto, io ho un po' di postura a casa la faccio. Porca miseria. Pure a Sentite. nonno gli ha scrocchiato così il ginocchio l'altro giorno. Lasciati. Morbido, morbido. Vale. Guarda che pensavo peggio però, No. Pure io pensavo peggio, però ti dico che c'hai delle anche che sì. veramente nonno Tommaso era più lesioelastico. Davvero, davvero. Ragazzi, la famosa tecnica ribattezzata da me come tecnica della gallina. Mamma Ok, mia. a posto. Coccodè. Quando uno fa una cosa di routine, perciò che vado a correre o vado a nuotare, tutto a posto, sono i cambiamenti che ci trovano Sì. poi, no? Adesso magari nuoto una volta a settimana. All'ultima volta c'avevo comunque il trapezio che mi tirava Sì, parecchio, no? perché Perché poi nuoto con tendi... l'istinto di una volta, ma non con la padronanza di una volta. certo, no, più che altro con i segmenti muscolari non Certo, forti come la tua memoria, nel senso che la tua memoria è quella di lavorare a di un un eroe, eroe, di un eroe, campione. sì. Mentre la tua struttura muscolare è quella dell'ottantenne, quindi giustamente... Giù, giù, giù. Vabbè, però, meglio un ottantenne portato bene, no? C'è una costola bloccata qua, lasciati, appoggiati a me. Tranquillo, tranquillo, lasciati. Eccola. Porca miseria. Respiro. Fuori. A posto. Perché oggi voglio essere in forma perché vado a nuotare. Contro i ragazzini esordienti B2 e non tutti li riesco a battere, la verità è questa. Ma vendo cara la pelle.
Riparti, giravi a 1,5, Ogni giravi. scarpa diventa scarpone. No, ogni ragazzo può diventare campione. E allora la morale qual è? Fate sport. Assai, fate sport, però fatelo con Con convinzione, costanza. fatevi seguire, soprattutto tutto quello che c'è dietro all'ora di attività sportiva, recupero, l'alimentazione, la postura, trattamento. È fondamentale. Prendetevi cura di voi stessi. È che qualsiasi sport facciate, la tecnica è fondamentale. Da Massi, Da bella, Mazzi è Massi. e Max. Ciao.